Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Come se fosse facile, l'approfondimento televisivo di Rimini Sociale. Come tutte le settimane entriamo nei temi legati al mondo del sociale e cerchiamo di parlarne assieme ai nostri ospiti per capire quali sono le difficoltà, le problematiche, ma anche tante volte le soluzioni e le belle storie che possiamo raccontare. Questa sera parliamo di una situazione difficile, quella dei caregiver, persone spesso che vivono nel silenzio, che è un poco considerate dalle istituzioni e che si accollano il peso di una situazione appunto non semplice da gestire e che diventa ancora più pesante quando la legge, diciamo le istituzioni, tendono parzialmente a ignorarli e in questo momento di quarantena e vaccinazioni, queste difficoltà, queste problematiche si acuiscono ancora di più. Prima di proseguire, prima di entrare nel vivo della discussione, della chiacchierata di questa sera, voglio presentarvi i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento da Roma Clara Righetti. Buonasera Clara. Buonasera. Sempre in collegamento, però più vicino, è qui a Rimini Giorgio Romersa, presidente dell'Associazione Rimini Alzheimer. Buonasera Giorgio. Buonasera. E poi qui in studio Alessandra Urbinati, presidente di Rimini Autismo. Buonasera Alessandra. Buonasera. E Clara, io vorrei cominciare dalla tua storia, perché è stata pubblicata alcune settimane fa sui giornali, ha avuto un certo risalto, la tua storia appunto è quella soprattutto di tua figlia Daniela, 38 anni, affetta dalla sindrome di Prader-Willi e che quindi è su di te insomma un po' la difficoltà di gestire una situazione come quella di questo periodo. Lo dicevamo all'inizio, una situazione, quella della quarantena e delle vaccinazioni, che complica ancora di più, diciamo, una quotidianità non sempre facile, anche se adesso con la nuova ordinanza si cerca di accelerare e di venire incontro proprio ai caregiver, alle loro necessità, ma non sempre con i tempi e gli strumenti più adeguati. Clara, ci vuoi raccontare un po' la tua storia? Beh, diciamo che per quanto riguarda partiamo proprio dalle vaccinazioni, cioè è uscita l'ordinanza, sono uscite le raccomandazioni del Ministero della Salute, ma praticamente non sono state recepite dalle istituzioni, non come sarebbero dovute state recepite, anche perché mia figlia, sì, Daniela è stata vaccinata, ma contestualmente dovevo, come da raccomandazione, dovevo essere vaccinata anche io e con lo stesso vaccino di Daniela, ma purtroppo così non è stato, infatti anche ancora devo essere vaccinata e alla fine mi sono dovuta prenotare perché è uscita la mia classe di età e mi sono dovuta prenotare così perché qui almeno nel Lazio è uscito un numero dedicato apposta per i caregiver, nel senso che non ci potevamo prenotare online ma solo attraverso questo numero praticamente è stato per giorni proprio incontattabile. E quanto è stato contattabile? Praticamente non mi potevo prenotare perché una volta mia figlia doveva avere 16 anni al di sotto dei 16 anni, un'altra volta al di sotto dei 18 anni e poi contestualmente arrivavano circolari dalla regione Lazio che praticamente bloccavano la prenotazione. In sostanza mi sono prenotata con la mia classe di età prima il 28 maggio e adesso sono riuscita a prenotarmi per il 28 aprile. Praticamente ancora una volta siamo stati in questo senso penalizzati, anche perché ci sono stati genitori che sono riusciti a farsi vaccinare e ancora mi chiedo come. Per cui alla fine ho rinunciato e adesso sto aspettando il mio turno e speriamo insomma che funzioni, che vada in buon porto, diciamo. Quindi insomma, diciamo, da un lato sembra che lo Stato recepisca le necessità di questa situazione, quella appunto dei caregiver, ma poi sì, nella pratica sì, ma nell'atto
No, assolutamente, come tutte le cose d'altra parte, non solo adesso del vaccino, parliamoci chiaro, ma come tutto il resto, come tutto il resto, ancora una volta siamo penalizzati. Non voglio fare del vittimismo perché non mi piace piangerti addosso, però purtroppo questa è la realtà. Dobbiamo sempre lottare, ci sono le circolari, ci sono le ordinanze, ci sono le raccomandazioni, ma non vengono mai recepite come dovrebbero essere. E questo snerva, questo stressa noi genitori che ci prendiamo cura di questi ragazzi, purtroppo. Tra l'altro una situazione poi davvero difficile, perché appunto il caregiver è la persona che aiuta chi, insomma in questo caso tua figlia, la persona che ha necessità. Quindi se il caregiver dovesse ammalarsi o non essere in grado di seguirla, sarebbe davvero... Sì, poi non parliamo di questo tasto, perché nel 2009 lei deve sapere che è stato conferito alla dottoressa Elisabetta Blackburn le Nobel per la medicina, la quale ha fatto questa scoperta che noi caregiver abbiamo un'aspettativa di vita inferiore di 9-17 anni rispetto alla popolazione normale, proprio perché siamo sottoposti a questo stress continuo, perché non possiamo permetterci il lusso di ammalarci, non possiamo permetterci il lusso di subire un intervento chirurgico perché dobbiamo allontanarci dai nostri figli e non c'è nessuno che li possa accudire, specialmente se sei sola. Io sono rimasta vedova nel 2019, mio marito purtroppo è morto suicida, ma se è morto suicida le leggo solo queste parole che ha lasciato scritto: la Prader-Willi mi ha consumato, distrutto, senza forze, ora sento già il secondo mostro che si è impossessato di me. Questo secondo mostro di cui parlava mio marito era la sindrome di Parkinson. Purtroppo il morbo di Parkinson gli era stato diagnosticato 4 giorni prima e lui 4 giorni dopo non ci ha dato neanche il tempo di respirare, che ha fatto questo gesto. Ma questo gesto io non lo condivido rispetto alla sua volontà, ma la rispetto perché? La rispetto perché lui purtroppo, avendo un vissuto, sapeva quello che sarebbe andato incontro, quindi non mi voglio dire che ha fatto bene per l'amor di Dio, però purtroppo questo è stata la sua scelta, perché avendo per 30 anni, avendo visto che le lotte che abbiamo fatto non sono state purtroppo riconosciute, non si è ottenuto proprio nulla, non diciamo che la situazione è migliorata, assolutamente. Vengono fatte le leggi, ma poi non vengono applicate perché purtroppo per fare una legge serve molta empatia. In che senso che la persona che sta facendo la legge deve mettersi nei panni dell'altro. Purtroppo questo non succede e penso che non succederà mai, uno se lo augura. Alessandra, si combatte contro i mulini a vento, le parole di Clara, insomma delle parole anche dure, ha lanciato anche delle accuse giuste, insomma comunque sicuramente molto 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 sentite, caregiver abbandonati o comunque lasciati da soli nel loro percorso, anche per voi è così? Ecco, diciamo che la pandemia ha molto messo in risalto la situazione dei caregiver, perché io poi parlo per la mia associazione, l'associazione Rimini Autismo, chiaramente essendo un'associazione di tanti genitori ha magari il vantaggio rispetto alle sindrome magari più rare di avere una rete, no? Una rete di territoriale, di educatori, una rete con l'ASL, la rete con le istituzioni, per cui essendo noi in tanti e facendo noi sentire la nostra voce e avendo dei contatti continui, no? Sia con le istituzioni che con la sanità piuttosto che col comune, siamo riusciti a far sentire anche durante la pandemia la nostra voce. È chiaro che la vita dei caregiver è una vita durissima, nel senso che ci sono genitori che si prendono a carico i propri figli. Molto spesso poi noi vediamo in associazione, no, genitori, tra virgolette, non più giovanissimi, con figli grandi, che a loro volta hanno dei genitori ammalati, no? Vuoi di Alzheimer, piuttosto che di Parkinson, per cui io li chiamo i famosi genitori sandwich, no? Che si trovano a gestire delle situazioni difficili sia per i genitori che per i figli.
E con la pandemia, soprattutto con il primo lockdown a cui siamo veramente arrivati impreparati, sono emerse delle situazioni drammatiche, perché chiaramente quando vengono a mancare le scuole, le residenze, noi abbiamo avuto molti centri diurni residenziali chiusi, ma chiusi perché c'erano veramente tantissimi contagi Covid. E i genitori a casa in situazione di fragilità, magari gli stessi genitori non fragili, che però aiutavano le famiglie, però in unità tale a rischio che non potevano più aiutare le famiglie, quindi genitori figli, abbiamo avuto delle situazioni dove le famiglie rischiavano di implodere. E siamo riusciti a ottenere delle cose, no? Per ottenere anche di poter portare i ragazzi fuori, perché nel primo lockdown c'era il problema anche di portarli fuori. Nel secondo lockdown siamo arrivati un po' più, diciamo, preparati, pur con delle enormi difficoltà. E si sta lavorando a livello nazionale, si sta lavorando da tempo, ancora se non c'è una legge sui caregiver. A livello regionale c'è, a livello di legge Emilia-Romagna, c'è una legge sui caregiver del 2014, quindi anche abbastanza risalente. E se io devo dire che ha in qualche modo toccato o interessato le famiglie dell'associazione, no, forse probabilmente più rivolta a... Poi ci risponderà meglio Giorgio, no? Diciamo ad anziani o disabili gravissimi in famiglia che non usufruiscono di magari di che non stanno in residenza, non sono in diurno, non hanno nessun tipo di ricovero, anche perché poi, ripeto, le situazioni sono tantissime, sembra la classica guerra degli stracci, no? Per cui va fatto un calcolo anche degli ISE, no? Gli ISE devono essere particolarmente bassi per poter accedere, no? Magari anche alle somme stanziate, no? Ma il problema qui poi non è neanche il supporto economico, è proprio il supporto psicologico. Il supporto psicologico, ma anche il supporto fisico, il sostegno, perché c'è uno sforzo, una fatica mentale, fisica logorante, quindi si parla di settimane anche di sollievo, no? Per le famiglie, anche se magari molti genitori non se la sentono di lasciare i loro figli una settimana in una struttura con personale che magari non li ha conosciuti, che non li ha mai avuti in carico. Quindi c'è una situazione che, soprattutto una situazione che si protrae sine die, in maniera interrotta. Ma se mi permette, noi siamo genitori agli arresti domiciliari senza aver commesso nessun reato. L'ha detto bene Nicoletti, no? Gianluca Nicoletti, che tu conoscerai, no? In un articolo bellissimo uscito su Per Noi Autistici, sì. In cui diceva stasera obbligato. È il signore che ha un figlio autistico? Sì. È il signore che ha, giornalista che ha un figlio autistico. Se non sbaglio. In cui... È brutto a dire una certa cosa, adesso sarò dura, sarò cruda forse, però per ottenere qualche cosa e per far sì che vengano determinate certe praticamente a sostegno di noi persone con questi problemi, la persona, cioè io dico sempre una cosa, che chi fa le leggi deve prima provare e poi fare. È brutto a dirsi, però a volte ti esce fuori a dirla questa cosa. Sì, quello cioè, che accennava prima, la mancanza di empatia, che effettivamente... Di empatia di cui parlavo. Sì, sì. Noi anni fa, presso l'Istituto Superiore di Sanità, facemmo proprio un open day sull'empatia. Su questa parola piccola, ma che contiene tanto significato. Alessandra, stavi citando... Citando, sì, Gianluca Nicoletti, che diceva stasera ho obbligato mia moglie a farsi bella, a darsi il profumo, a uscire, perché lei è agli arresti domiciliari in cui il dolcissimo carceriere, che noi amiamo fino all'inverosimile, è il figlio, no? E quindi dipingeva in modo dolce e amaro questa situazione che viviamo un po' tutti. Noi come associazione abbiamo cercato proprio anche per andare a cercare di riempire quelle che sono le lacune, di alleggerire con quello che abbiamo potuto fare determinate situazioni, per esempio creando
dei gruppi che adesso purtroppo con la pandemia si sono bloccati. Per esempio il gruppo Libero Uscita è un gruppo che faceva sì che i nostri ragazzi potessero uscire in determinate sere, il sabato, la domenica, con degli educatori, quindi fare dei percorsi di autonomia e dei percorsi di adatti alla loro età, no? Fare anche delle uscite piacevoli, chiaramente con personale altamente specializzato, ma era anche un modo per sollevare la famiglia, perché noi abbiamo avuto genitori che ci sono venuti a dire: è la prima volta che io esco a cena con la mia moglie e mio marito, siamo usciti dopo 20 anni, 30 anni, forse non l'aveva mai fatto, siamo andati a cena, ci siamo guardati negli occhi solo noi due. Cioè, quindi è una cosa abbastanza sconvolgente. Emerge tutto il dramma della... Emerge il dramma di questa situazione, che è stato soprattutto portato al massimo rilievo con il Covid, dove non c'era più il supporto né dell'associazione, né delle strutture, né delle famiglie, ma neanche dei nonni, no? Risorsa così importante, ma risorsa in primis, diciamo, in pericolo, no? Per il Covid, senza parlare... Che andava tutelata proprio, andava con maggiore tutelata, attenzione. Senza parlare appunto poi della situazione in cui, ripeto, i caregiver sono... Cioè, molto spesso in un'unica famiglia c'è un caregiver sia del genitore che del figlio, no? Quando parliamo di disabilità, perché caregiver del figlio disabile, ma è caregiver anche del genitore anziano, malato. E questo ci porta a guardare un'altra associazione, appunto Rimini Alzheimer. Giorgio, qual è la vostra in particolare situazione in questo momento? Ma io ho ascoltato con molta attenzione. Quello che ci differenzia sono i numeri. Noi stiamo parlando di, in Italia, di 1.000.000-1.200.000 persone affette da questa malattia, che nella fase iniziale cambiano completamente il loro status. Alessandra mi ha rubato una frase che, su cui io ho il copyright, che io l'ho sempre chiamata le donne sandwich, che sono tra l'altro poi l'ex direttore generale dell'USL mi deve pagare un tanto tutte le volte che utilizza questa frase, Marcello lo sa bene. E che sono le donne di 50-55 anni che fortunatamente non hanno avuto dei problemi di malattia dei loro figli, ma che hanno una famiglia, hanno un marito, hanno dei figli e si ritrovano con una risorsa che era quella dei loro genitori o del loro padre, della loro madre, del loro suocero, che era una risorsa per i figli perché li aiutavano con i figli portandoli a scuola eccetera, si ritrovano che questa persona improvvisamente, nel giro di poco tempo si deteriora, incomincia a cambiare carattere, per cui si ritrova schiacciata, perché normalmente questa signora lavora ed è la famosa caregiver, che sono circa l'80% dei caregiver che noi conosciamo. Anche se io per esempio rappresento il caso contrario, cioè il famoso 20%, forse neanche, lo sono stato con mia moglie per 15 anni, per cui però e si ritrovano improvvisamente in una situazione difficilissima. E la signora di Roma ha parlato di una legge dell'Emilia Romagna sui caregiver, che è nata nel 2014, che però non è mai stata finanziata, tanto per essere chiari. Esisteva una forma di aiuto che si chiamava assegno di cura, io l'ho percepito fino al 2015, e tra le altre cose mia moglie nel 2015 compiva 65 anni, per cui pensate solo questo, l'assegno di cura fino a 65 anni non compiuti era di circa 15 euro al giorno, 460 euro al mese, dopo 65 anni passa a 180 euro al mese, cioè abbiamo addirittura il cambio. A parte questo, il problema dei nostri caregiver sono chiaramente le famiglie, come tutti, e non vengono assolutamente aiutate. Perché, e questo sono parecchi anni che lo dico, avevo fatto fare anche degli studi all'Università di Bologna, solo il fatto di utilizzare i caregiver, di aiutarli a sopravvivere in molti casi, avrebbe comportato
dei risparmi enormi per quanto riguarda la sanità, perché una persona malata di Alzheimer che ha una crisi, non si sa che cosa abbia, eccetera, la prima cosa che non si fa se la si porta in tempi normali, non in tempi di Covid, la si porta in ospedale. Al pronto soccorso viene ricoverata, sta dentro 4, 5, 6 giorni prima che gli facciano tutte le analisi, con i difetti, con i problemi che comporta il fatto di spostarla dal suo luogo abituale di vita a un altro posto completamente diverso, e dopo di questo la si rimanda a casa, perché per cui 10 giorni d'ospedale costano alla comunità diciamo 5.000 euro, dico io 5.000 euro, che è poi il costo totale di un caregiver per tutto l'anno, se uno ci pensa, per cui andare a vedere. E queste persone vengono ricoverate spesso, volentieri, per cui il caregiver secondo me è una di quelle figure che dovrebbe essere implementata in modo massiccio, naturalmente controllando che la gente non ci speculi sopra, però dovrebbe essere una risorsa, la risorsa più grande su cui puntare, perché il domicilio, dopo anni che dico che io parlo del nostro tipo di sindrome, del nostro tipo di malattia, e il domicilio è la cosa più importante da fare per quanto riguarda i nostri malati, perché i nostri malati spostati in un ambiente esterno hanno un deterioramento cognitivo enorme, per cui secondo me il caregiver è la cosa più importante. L'altra sera finalmente ho sentito dire da un medico, mi sembra che sia Speranza, ho sentito dire una cosa, poi non lo so come andrà a finire, che vorrebbe arrivare a livelli europei per aiutare le persone a domicilio. Cioè, credo che sia l'uovo di Colombo, però devono essere in un certo qual modo aiutati, spronati, assistiti. Ammetto che nella zona dell'Auso-Romagna, sia come associazioni che come rapporto con l'USL, siamo in condizioni direi privilegiata, anche perché io sento altre situazioni in tutta l'Italia e non credo che ci sia questo tipo di cosa. Però devo dire che si può fare. Riguardo poi l'empatia, citata molto a proposito, direi che è la base di tutto. Tra le altre cose, sul nostro ospedale di Rimini c'è scritto, proprio nella zona dove c'è la chirurgia, l'empatia è la cosa più importante di tutte. E credo che sia questo poi il sistema di poter migliorare in questi tipi di cose. Per noi i caregiver poi sono fondamentali, perché se mi chiedete che cosa abbiamo fatto durante il lockdown, pensate che noi avevamo solo interventi in presenza e abbiamo fatto solo degli interventi a distanza, compensati da nuove iniziative a domicilio di sollievo, proprio di sollievo. Noi abbiamo dei progetti finanziati da noi direttamente, non finanziati pubblicamente, che si chiamano Un Tempo per Te, un progetto che è stato finanziato da Rotary, sempre per andare a casa delle persone e dargli, non lo so, è un palliativo, è una cosa che succede una volta all'anno, però di dargli 30 ore al caregiver formale o informale, come lo vogliamo chiamare, che possa andare a comprarsi un panino, adesso non si può più, andare a fare un giro al supermercato, prendersi un caffè, avere proprio un tipo di approccio di scarico. E queste sono le cose più importanti per poter risolvere questa situazione, questo è il nostro parere. Poi. Ecco, quindi diciamo che ci troviamo di fronte a una situazione in cui abbiamo sentito di leggi che vengono fatte ma non finanziate, di numeri di telefono che vengono attivati ma non c'è risposta, lo Stato è un po' assente, alla fine è l'associazione che fa la differenza, ma l'associazione può bastare, Alessandra? E l'associazione... Se mi permette... Come, scusi, Clara? Posso permettermi di dire una cosa? Solo una cosa, faccio questa domanda ad Alessandra, poi vengo subito da lei. Sì. L'associazione può fare, ma può fare in rete, cioè è importante la rete, come diciamo sempre, cioè è importante creare questa rete pubblico-privato, perché chiaramente l'associazione con le sue sole diciamo energie riesce a coprire poche lacune, cioè è importante un assetto
che per fortuna, ripeto, da noi c'è, ma noi abbiamo dei casi in autismo in aumento, quindi per quanto ci sia chiaramente sempre, diciamo, sottostimato per quelle che sono le esigenze delle famiglie. È importante una l'associazione che lavori con una regia sociosanitaria, cioè è importante il privato, il pubblico, l'ASL e il comune, perché ripeto, per i nostri ragazzi che nascono con autistici e lo rimangono per tutta la vita, pensando poi che il caregiver veramente lo farà per tutta la vita e non solo ha il grosso peso del dopo di noi, che è un argomento enorme, no? Ha veramente bisogno di una rete, di un sostegno. L'associazione può aiutare anche perché ha quell'empatia, no? Di cui abbiamo parlato prima, perché chiaramente i genitori che vivono quella situazione entrano in empatia con altri genitori perché vivono le stesse difficoltà, quindi possono aiutarli da un punto di vista psicologico, ma anche con l'aiuto chiaramente dei professionisti, possono aiutarli anche a capire, a conoscere quelle che sono le strade, quelle che sono possibilità e anche quelli che sono i diritti, no? In questo senso le associazioni possono fare, però ripeto, sempre in rete. Clara? No, il presidente dell'Alzheimer ha detto delle leggi, degli stanziamenti che sono stati fatti. Nel 2017 è stata riconosciuta dalla legge 205 la figura del caregiver in Italia, ma la figura senza nessuna protezione a livello giuridico e senza nessuna tutela, diciamo, ecco, solamente come figura. E sono stati stanziati dei fondi a sostegno dei caregiver. Naturalmente, una volta che vengono stanziati questi fondi, parliamo del 2017, che poi questi fondi sono stati ripartiti all'inizio dell'anno di quest'anno nelle varie regioni. Per questo, per dire la lentezza delle leggi, che se poi vengono fatte, poi sono lentissime poi. Adesso poi sono stati stanziati per gli anni a venire anche 30 milioni di euro l'anno, in totale 90 milioni, da distribuire nell'anno 2021, 22 e 23. Ma quando verranno distribuiti? Fra 4-5 anni, se parliamo che adesso sono stati distribuiti quelli del 2017 che sono riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020, cioè sono cose assurde proprio, che se poi vogliamo dividere questi soldi con tutte le famiglie sono somme irrisorie, sarebbero 15 euro, 30 euro a famiglia, cioè è ridicolo proprio. Noi siamo quasi in chiusura, ma ho sentito, se non sbaglio, che mentre parlava Clara Righetti c'era Giorgio Ormersa che voleva intervenire sulla questione della legge. Ma non tanto sulla questione della legge, cioè le ripartizioni di cui parlava Clara le ho conosciute anch'io, ma stiamo parlando di cifre irrisorie, lei ha parlato di 15 euro riferendosi a se tutto fosse ripartito a favore della, sì, della sua della, il problema è che è diviso per tutti, di conseguenza tenete presente che io parlo della situazione di Rimini. La situazione di Rimini è questa: ci sono mediamente dai 400 ai 500 nuovi casi di Alzheimer all'anno dichiarati. Attualmente la popolazione affetta da questa malattia a Rimini, stiamo parlando tra i 5 e le 6.000, persone, che rappresentano con i caregiver circa 10-12.000 persone. Cioè non stiamo parlando di... Per cui se dovessimo aiutare tutti questi, altri 30 milioni a livello nazionale, che rappresentano, se l'Emilia Romagna va bene, 2 milioni da dividere per tutte le province, che sono 8-9, rappresentano delle cifre ridicole. Se poi sono da dividere per tutte le associazioni, non sono 15 euro, ma sono 1.500, sono 1,50 euro probabilmente, 1,50 euro, per cui è ancora peggio la situazione. E di questo si beava anche una senatrice tempo fa, che abbiamo fatto una conferenza per un webinar o cose di questo genere, di queste cose che
che si beava di questo tipo di finanziamento, alla quale ho risposto le stesse cose, cioè stiamo parlando di nulla. E l'Emilia Romagna siamo, ribadisco, siamo nelle condizioni migliori. Rispondo anche ad Alessandra, sono molto contento che Alessandra pensi la stessa cosa che penso io, cioè il rapporto fatto delle associazioni può essere solo fatto sotto l'egida e il coordinamento dell'USL con i vari reparti e del comune. Questo è quello che ci ha contraddistinto in tutta questa fase. E vi dirò di più che nella provincia di Rimini questo è ancora più sviluppato che da tutte le altre parti. Noi, facendo parte dell'associazione della Romagna, ci rendiamo conto che delle altre parti non è così nella maggioranza dei casi. Poi abbiamo degli omologhi a Ravenna che lavorano nello stesso modo. Cioè noi lavoriamo in strettissima collaborazione con loro. E tutte le proposte che facciamo le facciamo perché loro ci danno l'ok. Anche questa è una di quelle cose che presuppone collaborazione da parte degli enti pubblici, empatia e interessarsi al caso. Credo che sia questo poi il succo di tutto il discorso. Tutto il resto si può criticare, tutto criticabile, no? Ma del resto io, che ho 74 anni, ho contribuito in modo sbagliato a far crescere questa società, sono colpevole fondamentalmente, che abbia votato bene o abbia votato male, ma in ogni caso ho votato, per cui mi assumo le mie responsabilità. Giorgio, grazie per questa testimonianza e davvero grazie a tutti i nostri ospiti per questo spaccato, per aver portato anche qui davanti alle telecamere le loro difficoltà. Noi davvero ci auguriamo che le lotte delle singole associazioni e delle persone che si muovono tra mille difficoltà possano portare a una maggiore attenzione da parte del legislatore e soprattutto a una maggiore empatia, parola che davvero oggi ha assunto un significato pieno per costruire un futuro migliore. Noi adesso siamo arrivati però in chiusura della puntata di oggi, dovremmo avere... Stefano, scusi, sì, Clara. Posso mostrare un libro? Sì, assolutamente. Allora, guardi, io ho letto questo libro di Mariangela Carì, Il precipizio dell'amore, solo appunti di una madre. Lo consiglio di leggere, non tanto, lei l'ha scritto per i caregiver, ma non tanto per i caregiver, ma per quanto riguarda tutte le persone che sono state baciate dalla normalità. Lo consiglio veramente di leggerlo. Grazie. Clara, grazie ancora anche per essere stata qui con noi oggi. Dicevo, abbiamo in collegamento però grazie Silvia... a voi per avermi dato la possibilità di parlare. Davvero grazie a te e grazie anche a tutti gli altri nostri ospiti. Silvia, ti ho visto in collegamento qui con noi. Ricordiamo Silvia Forasassi del Centro Servizi Volontariato Volontarimini, appunto di Rimini, che come tutte le puntate ci racconta un po' quali sono le novità delle associazioni e gli appuntamenti, quando è possibile, per i prossimi giorni. Non ti sentiamo, Silvia. Riprova. Eccomi, adesso sì. Mi sentite? Adesso ti sentiamo. Ciao Stefano, grazie. E oggi volevo iniziare a presentare quelle che sono le associazioni che nonostante tutto cercano nuovi volontari, perché come abbiamo sempre detto il volontariato comunque non si è mai fermato e ha sempre in cantiere progetti e proposte nuove. E quindi ci sono associazioni che si sono messe anche in campo per cercare di coinvolgere nuove persone. E parto da Timbota Rimini, forse in molti la conoscono perché è un'associazione di ragazzi che è nata proprio durante il periodo della prima quarantena con la volontà di dare una mano. Ecco, Timbota in particolare coinvolge le persone nelle collette alimentari e all'interno del progetto Spesa Sospesa. Quindi ogni due settimane si è il sabato di fronte ai supermercati, mentre la domenica ci si organizza per la distribuzione dei pacchi spesa. Segnalo, ecco, sono partita da Timbota perché in questo periodo lancia anche un appello, ovvero quello della ricerca di un nuovo spazio per continuare a fare proprio quello che sta facendo, oltre a tante idee e iniziative che comunque sono in cantiere.
La seconda associazione, ecco, che presentavo era Agevolando. Agevolando nasce per sostenere i ragazzi, in questo caso i care leaver e quindi non i caregiver, che raggiunta la maggiore età, diciamo, escono dal circuito dei servizi. Parlo di ragazzi che hanno vissuto esperienze fuori famiglia. E quindi Agevolando cerca di supportarli in questo difficile passaggio verso la maggiore età. I nuovi aspiranti volontari possono essere coinvolti in tantissime iniziative, l'ultima delle quali è l'Agevolapp, un'applicazione che è stata lanciata proprio in questa settimana e che vuole, ha l'obiettivo di unire in una rete appunto virtuale tutti i care leader, gli operatori e i volontari che ruotano appunto intorno a questi ragazzi. E ultima associazione che presento è Volontari Soccorso in Mare, un po' perché forse ho voglia di estate, quindi il fatto che nel nome abbiano la parola mare mi ha spinto a presentarli. In realtà è un'associazione che opera in un contesto di protezione civile e si attiva in particolare in contesti di emergenza, quindi allagamenti, terremoti, eccetera. Mi dà l'occasione in realtà per presentare il volontariato in protezione civile in generale. Chi infatti volesse attivarsi in questo ambito può avvicinarsi a una delle associazioni che fanno capo al coordinamento di protezione civile nella nostra provincia e tramite questa associazione accedere a un corso base. Infatti i volontari di protezione civile sono costantemente formati e nella loro storia di volontariato si specializzano continuamente proprio per arrivare, insomma, pronti nel contesto emergenziale e tramite l'associazione si può accedere al primo corso che appunto apre a questo mondo dai mille risvolti e dalle mille storie. Parlando di storie, approfitto anche per presentare la nostra nuova rubrica Un lunedì da volontari. Tutti i lunedì infatti pubblichiamo una storia di volontariato nei nostri canali social, per Facebook CSV Volontarimini, su Instagram Volontarimini. L'obiettivo appunto è chiedere ai nostri telespettatori se hanno voglia di condividere queste storie, non solo per conoscerle ma anche per divulgare un po' quella che è la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva. E garantisco che si rimarrà anche sorpresi per le idee, a volte possono sembrare anche un po' folli, ma che da un'idea folle si nasce un grandissimo progetto. Ecco, si andranno a scoprire, quello che vorremmo fare è scoprire appunto queste realtà. E allora velocissimo. Rilanciamo il tuo appello di seguire queste storie, come di seguire tutte le attività del Centro Volontarimini, sempre molto attivo nel divulgare il mondo del volontariato, e più se ne parla sicuramente meglio è, soprattutto come dicevi tu, di una cittadinanza più attiva e partecipe alla vita sociale. Sì. Certamente. E ne approfitto poi, Stefano, per dare proprio velocissima alcuni appuntamenti. Infatti sono aperte le iscrizioni per il percorso Dire, Fare, Giocare, lanciato con grande orgoglio, devo dire, dalle volontarie dei Colori dell'Adozione. Perché? Perché si tratta del primo percorso interamente dedicato ai bimbi che hanno avuto un percorso di adozione tra i 7 e i 10 anni. Quindi saranno proprio loro i protagonisti di questi laboratori per, attraverso il gioco ed esperienza genere, imparare a raccontarsi e a raccontare la loro storia. Le famiglie appunto interessate, le iscrizioni sono entro il 20 aprile. Il percorso è realizzato in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Rimini. Poi abbiamo un weekend di danza insieme a Movimento Centrale, il 17 e il 18 aprile, appunto in remoto ci si potrà collegare per imparare a conoscersi attraverso la danza. Altra importante scadenza, in questo
caso mi rivolgo forse più alle imprese, è quella del 15 maggio 2021, perché è la data per presentare un progetto all'interno del bando lanciato dalla provincia di Rimini sul welfare aziendale e con un particolare focus sul lavoro femminile. L'obiettivo infatti è quello di agevolare il lavoro femminile sia in termini di conciliazione di tempi casa-lavoro, ma anche per attivare tirocini per quelle donne che vivono in una particolare situazione di difficoltà, come ad esempio le vittime di violenza, per cui chiaramente il lavoro rappresenta il primo passo per un vero e proprio riscatto sociale. Quindi la provincia, insieme a un'ampissima rete di attori, si è attivata in questo senso per supportare queste donne. Silvia, grazie Stefano, come sempre per questa ampia panoramica di eventi e di attività delle associazioni che ricordo a tutti i nostri spettatori potete seguire sul sito di Volontà Rimini, anche sulla pagina Facebook e su tutte le pagine social appunto del Centro Volontà Rimini. Noi adesso siamo arrivati proprio in chiusura della puntata di questa sera. Io ringrazio ovviamente anche voi che ci avete seguito e la regia e tutti i tecnici che hanno reso possibile questa puntata, ovviamente anche la redazione, i colleghi di News Rimini e di Rimini Sociale. Vi do appuntamento a venerdì prossimo per un'altra puntata di Come se fosse facile. Mm-hmm.